la discussione. Do la parola al consigliere Calise. Prego, consigliere Calise. Presidente, colleghi, questa è una delibera di importanza fondamentale per la città di Milano e credo una delle votazioni più grandi che abbiamo fatto come consiglio comunale in questa legislatura, in questa consigliatura. Inizio con una semplice domanda. Cosa provate, cosa avete provato entrando nel Parco Sempione a Milano? Quando ogni volta avete la possibilità di andare nel parco, staccare un attimo la testa dai ritmi cittadini, stare in mezzo agli alberi. Credo che sia un qualcosa di importante per tutti noi. E soprattutto una scelta che si è rivelata vincente nel lungo termine. E l'altra domanda è: che valore diamo al Parco Sempione come cittadini, come consiglieri? È possibile per noi valutarlo economicamente? Ovviamente non solo i residenti che abitano lì attorno, ma tutti i cittadini di Milano che possono usufruire di questo servizio. Io non credo che sia facile valutare economicamente il Parco Sempione per quello che ci dà a livello di qualità della vita, per quello che ci dà a livello di abbattimento dello smog, perché è un polmone verde. Bene, credo che la scelta dei nostri padri di tenere e mantenere non edificata la piazza d'armi del Castello Sforzesco sia stata una scelta vincente. E credo che ognuno di noi adesso non sceglierebbe mai e poi mai di prendere una decisione diversa. Ma cosa sarebbe accaduto se i nostri padri avessero deciso di costruire in parte, magari per la metà, quell'area, mettendo dei palazzi, lasciando a metà verde, che in realtà metà del verde equivarrebbe in gran parte allo spazio verde tra un palazzo e l'altro, che è diverso da uno spazio verde unito. Io credo che questa scelta noi non gliela ne avremmo potuta mai perdonare. E questa scelta sbagliata, che noi adesso non gli perdoneremo mai, è esattamente la votazione che stiamo per intraprendere, quella che blocca per sempre la possibilità di dedicare a verde gli ultimi spazi non edificati all'interno del Comune di Milano, gli ultimi grandi spazi non edificati. Questa, e mi riferisco al 1.200.000 di metri quadrati dei 6 scali ferroviari su cui stiamo per prendere una decisione, sono l'ultima parte non edificata all'interno del Comune di Milano. E ricordo che lo scalo Farini è una superficie immensa all'interno della circonvallazione. Con questa votazione noi ci giochiamo questa possibilità, quella di tenerla verde. E come abbiamo detto per il Parco Sempione, il valore non è quantificabile. E ricordo che noi stiamo prendendo questa decisione oggi prevalentemente per soldi, per 50 milioni di euro e poche altre decine di milioni di euro. E questo, dal mio punto di vista, in una visione a lungo termine, ma anche a medio, è qualcosa di incomprensibile, con una responsabilità nei vostri confronti immensa. Non abbiamo i soldi per farci dei parchi. Siamo d'accordo. In questo momento noi non abbiamo soldi per fare dei parchi in queste aree. Ma magari lo avremo in futuro. Magari quando continueremo ad avere incrementi dei tumori, abbiamo visto le informazioni degli ultimi anni sull'incremento della mortalità nel Pianura Padana, lì ci ricorderemo di quanto valore avevano queste aree. Non abbiamo i soldi, ma potremo averli in futuro. E soprattutto serve coraggio per prendere una decisione come quella di lasciare a verde. Ma ricordo che il coraggio è già stato preso dai cittadini milanesi 5 anni fa con un referendum che ha chiesto il raddoppio del verde all'interno della città di Milano. La destinazione di questi scali è l'unica possibilità per dar seguito alla volontà dei cittadini che si sono espressi con questo referendum. Non abbiamo i soldi,
Ma ci serve coraggio per prendere una scelta di questo tipo. Io torno un attimo indietro nel tempo, per fare un altro esempio, al 1844. Nel 1844 Andrew Jackson Downing, uno dei primi paesaggisti americani, dalle pagine del New York Times, dal New York Post, iniziò a richiedere per la città di New York uno spazio verde, nel 1844. A richiedere uno spazio come Hyde Park a Londra, o un qualcosa che fosse vivibile, che alzasse la qualità della vita all'interno della città. Bene, nel 1853 il comune di New York dedicò 700 acri, che sono 2,8 milioni di metri quadrati di spazio a parco, in piena isola di Manhattan. Questo è stato coraggio. Ma soprattutto, questa è una scelta che nessuno avrebbe mai preso per qualche decina di milioni di euro, o anche per un miliardo di euro, se vogliamo parlare di soldi. Nel 53 dedicarono 700 acri e nel 57 indissero la gara per renderlo parco, bonificarono le aree, costruirono dei parchi dei laghi artificiali. E oggi New York, a distanza di secoli, ha uno spazio da un valore immenso. Noi con lo scalo Farini e con diversi altri scali potremo creare una rete di parchi per Milano, ovviamente attrezzati, non siamo per la volumetria zero, è chiaro che servono servizi all'interno di quelle aree, enorme per il futuro della città, a partire anche da, come diceva lei, assessore, da aree molto densamente abitate come quella attorno allo scalo Farini. Io sono felice che sia presente anche qui in aula il nostro candidato sindaco per le prossime elezioni, Patrizia Bedori, perché credo che questa decisione sia un atto politico di enorme importanza per questa giunta. Io, assessore, ovviamente non le do responsabilità che non di sua competenza. Questa è una decisione che è partita dal suo predecessore, l'assessore De Cesaris, e soprattutto è un'eredità di un'altra giunta, di un'altra visione di città. Una visione che non corrisponde, anche se è stata limitata nelle volumetrie, se il danno è stato ridotto, con quello che potrebbe essere la soluzione ottimale per la città. E credo che questa votazione possa costituire il primo impegno elettorale, o meglio, la prima mossa di campagna elettorale per questa amministrazione. Volete iniziare a prendere 50 milioni di euro che magari nei prossimi mesi vi serviranno per farvi campagna elettorale, per finanziare qualche intervento, e giocarvi degli spazi di un valore immenso per i cittadini milanesi? Io credo che questa sia una scelta politicamente insostenibile, e insostenibile anche eticamente, se ognuno di noi si reputa un buon amministratore della città di Milano. L'alternativa è possibile, è quella di votare contro a questo accordo di programma, di sospendere la decisione. E ricordo che i principali responsabili siamo noi, il Comune di Milano, perché Ferrovie dello Stato è una società. Ovviamente è interessata a fare utili per la società e a migliorare i propri servizi, ma noi dobbiamo valutare altri criteri. E ricordo anche che queste aree, Ferrovie dello Stato, le ha prese per esproprio per pubblica utilità. E trovo incredibile che oggi, per qualche milione di euro e per dedicare una parte a verde, noi ci troviamo a valorizzare quelle aree, che vuol dire farci speculazione edilizia, non giriamoci attorno. Vuol dire fare speculazione, sì, per altri servizi, ma farci speculazione edilizia. Io invito a sospendere questa votazione, o, se non verrà sospesa, a votare contro a questo accordo di programma, per rinegoziare insieme ai soggetti e soprattutto insieme ai cittadini, che sono la parte interessata a questa scelta, che non può essere presa in questo modo, valutando insieme una società, valutando per milioni di euro. Le alternative esistono, ma vanno messe sul tavolo tutte. Non che ci siamo trovati in mano questa patata bollente, adesso in un modo o nell'altro la portiamo a termine. Io ribadisco la responsabilità enorme di tutti noi che ci stiamo accingendo a votare questa delibera. E quello che non mi vergogno di dire sarà il disprezzo delle future generazioni nei nostri confronti, quando scopriranno o si ricorderanno che la città di Milano ha avuto la possibilità
di aumentare il verde, di dedicare questi enormi scali a parchi attrezzati con strutture, ma parchi. Magari non potevano farlo nel 2015, ma come nella città di New York avrebbero potuto farlo nei decenni successivi. Non possiamo sprecare questa possibilità. Grazie a tutti. Grazie. Grazie consigliere Calise. Io credo che a nome del consiglio